Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis e ovviamente classico video aggiornamento dove andiamo a vedere le nuove novità che per l'appunto verranno introdotte, o per meglio dire sono già in parte state introdotte all'interno del nostro gioco. Siamo ormai prossimi all'uscita Steam, al rilascio ufficiale su Steam, che sarà per l'appunto domani addirittura, quindi giorno 7, ma per il momento guardiamo quali sono le nuove informazioni che dobbiamo andare a leggere. Notizie che vi avevo già anticipato tramite appunto il data mining che era stato effettuato qualche giorno fa, ovvero il prossimo evento che arriverà all'interno del gioco sarà la Critical Threat Hell House, quindi dovremo affrontare l'amatissima Hell House. In questo caso, a partire da giorno che da noi sarà ovviamente giorno 8 dicembre alle 3 del mattino, praticamente avremo a disposizione il nuovo evento, dove come sempre bisognerà ottenere Victory Draw Tickets per poi pullare o comunque per ottenere le varie ricompense che si ottengono all'interno dell'evento. Come potete vedere avremo la prima parte sicuramente di questo nuovo Critical Threat, dove praticamente al solito avremo i biglietti di bronzo e quelli d'argento, e poi ovviamente in secondo luogo avremo quelli dorati. Chissà se Yuffie sarà inserita all'interno di questo evento o se verrà inserita nell'evento di Natale, perché come ben saprete, se avete visto la storia del nuovo evento di Natale, avrete visto sicuramente Yuffie essere, diciamo, una sorta di coprotagonista di questo evento, che si è unita ufficialmente al party in una situazione, in una circostanza diversa da quella che effettivamente ricordavamo nel gioco. Quindi direi abbastanza particolare questa scelta di inserire Yuffie in questo modo. L'arma, come già vi avevo fatto vedere, sarà quella di Barrett, quindi il jackpot prize sarà rappresentato dall'arma di Barrett, dove vorrei effettivamente vedere le sue statistiche e soprattutto vorrei vedere le refined abilities, cosa che ancora non sono riuscito a vedere, però vabbè, vedremo effettivamente se già domani o comunque poi vedremo direttamente all'interno del gioco quello che ci consentirà di ottenere questo evento. E poi abbiamo ulteriori informazioni che sono state aggiunte all'evento di Natale, quindi l'evento di Natale, che continua come il suo calendario dell'avvento a inserire quest giorno dopo giorno, ha inserito delle nuove ricompense all'interno di questo evento, ovvero l'arma di Matt, che in questo caso è la Holiday Cane. Anche questa quest'arma è come quella di Cloud, quindi attacco di tipo terra, Quakera Surge di tipo A, che infligge ovviamente danni a tutti i nemici, e come Refined Abilities, anche in questo caso, boost di attacco magico e difesa fisica, quindi stessa identica cosa. Sono stati aggiunti ovviamente anche altri ticket 4 stelle più da poter scambiare, altri ticket e altre memorie che si potranno ottenere all'interno del reparto scambi, chiamiamoli così. Sono state finalmente introdotte, o almeno è stata introdotta la prima High Risk Battle. Che cos'è l'High Risk Battle? L'High Risk Battle sarà per l'appunto una battaglia come quelle che abbiamo affrontato fino a questo momento, solo che avremo la possibilità di ottenere una condizione speciale che da un lato ci porterà uno svantaggio e dall'altro lato invece ci porterà un grosso vantaggio, come ad esempio l'aumento dello score. Per esempio, una delle carte che mi è apparsa a me è stata quella di aumentare lo score del 200%, però ridurre del 50% tutti i danni non elementali che ovviamente soffre il nostro Gift Aur, che viene chiamato per l'appunto Gift Aur. Quindi
Tutti i danni che non sono ghiaccio ovviamente verranno ridotti del 50%, però hai comunque un incremento dello score del 200%, quindi ti consente di fare un altissimo punteggio e ricevere dunque molte più ricompense del normale. Infatti, come potete vedere, appunto, le high risk card daranno un svantaggio in battaglia, ma in compenso vi permetteranno di puntare ad un altissimo high score, quindi bisogna comunque cercare di calcolare bene quali carte ottenere, perché mi sa che più avanti andremo e più carte potranno staccare tra di loro. Infatti, dalla High Risk Battle 2 e in più si potranno ottenere Green Gift Wrapped Box e anche i Red Gift, che sarebbero per l'appunto i nuovi oggetti che si ottengono appunto dalle missioni per scambiare le armi di meta e tutto il nuovo shop, come abbiamo visto appunto con i peridoti e le acque marine nell'evento di Final Fantasy 9. Ora ovviamente ve lo farò vedere, perché giustamente magari qualcuno non riesce effettivamente a capirlo bene, però ve lo faccio vedere. Infatti, come potete vedere adesso, i nostri premi si divideranno in biscotti, regali verdi e regali rossi. Ovviamente le nostre missioni ci consentiranno di ottenere, le missioni giornaliere ovviamente ci consentiranno di ottenere sempre una parte di quello che ovviamente bisogna farmare. E poi, come potete notare, qui abbiamo i green gift wrapped, mentre invece qui abbiamo i red gift wrapped, che ci consentiranno, come potete vedere, di ottenere altre ricompense, e quindi dovremmo darci sotto con il farming. È un farming che comunque è molto più leggero rispetto a quello di Final Fantasy 9, quindi non mi pesa effettivamente più di tanto. Vediamo quanti ticket riesco ad ottenere, quindi ne abbiamo già 5. E vediamo se ne possiamo prendere altri 5. No, mi sa che ora me li prendo questi altri 5. Mi vado a fare un'altra high risk, così nel frattempo ve la faccio vedere anche come funziona, perché come potete vedere abbiamo la nuova storia, ovviamente, che dovrete vedere, eccetera eccetera, ma come notate abbiamo le nuove high risk battle con power 100.000, costano 50 card che ovviamente possiamo ottenere dall'evento. E se notate, selezioniamo il team, che in questo caso il mio è per l'appunto composto da questo, ma che effettivamente non mi conviene più utilizzare, per esempio Cloud, quindi ora sostituisco un attimo Cloud e vi faccio vedere come funziona. Allora, non avevo voglia sinceramente di sistemare il team, infatti come potete vedere ho un setup che fa veramente pena, perché comunque il recommended party che vi imposta praticamente i personaggi fisici quando gli attacchi magici sono più forti, direi che c'è qualche cosa che effettivamente non va. Però volevo comunque farvi vedere come funziona questa high risk battle, quindi selezioniamo la battaglia e come potete notare vi apparirà una nuova card, in questo caso con una freccia in su e con una freccia in giù, dove potete vedere il nostro score aumentato del 200%, mentre invece tutto il danno non weakness elementale in questo caso viene ridotto del 50%. Quindi confermiamo in questo caso e ovviamente facciamo la battaglia. Ovviamente non vi farò vedere tutta la battaglia, appena si concluderà vi farò vedere il risultato finale. Ok, una volta conclusa la battaglia ovviamente vi verrà riportato lo score, che il mio fa cagare perché, ripeto, questo auto setup fa veramente schifo. Infatti ho fatto solo 1.100.000, quanto il mio record è forse, se non sbaglio, di 1.600.000, 1.700.000 addirittura, che ho fatto praticamente 10 minuti fa. Però ci tenevo comunque a farvi capire un pochettino come funzionasse l'High Risk Battle, e come potete vedere, in base ovviamente al vostro punteggio riceverete poi le varie ricompense. Per il momento io appunto sto aspettando, sto farmando il più possibile le mie tessere, perché vorrei effettivamente poi fare le high risk battle, quelle superiori, che mi permetteranno comunque di ottenere sia i regali rossi che i regali verdi, in modo tale da poter farmare, diciamo, in contemporanea entrambi gli shop. Andiamo a scambiare questi altri ticket, perché ovviamente
Nel frattempo ci sono state anche le ci sono stati anche i risultati della i risultati del ranking dungeon. Infatti, come potete vedere, io purtroppo mi sono classificato 115esimo. Non è andata male in realtà questa volta. Sicuramente avrei potuto fare forse qualcosina di più, però non mi andava proprio. Non mi andava proprio. Ho perso le ultime posizioni proprio nelle ore finali, perché nelle ore finali si svegliano praticamente tutti i ninja che tentano comunque di superare ovviamente tutti quanti i punteggi, però direi che comunque 115esimo è abbastanza dignitoso rispetto alla scorsa volta che ero addirittura 150esimo e non so quanto in basso. Diciamo che questa volta non è andata affatto male. Detto ciò, non credo che ci sia nient'altro, quindi concludiamo questo video con i pull di questi ticket, quindi 4 stelle in questo caso garantite o più, che ovviamente per me non saranno mai non ci sarà mai e poi mai una 5 stelle all'interno di queste pullate, perché da me le 4 stelle più significano solo 4 stelle. Non capisco perché le chiamano 4 stelle più, dato che poi le 5 stelle a me non mi sono praticamente mai uscite, però va bene, vediamo un po' che cosa c'è. Non è male 4 stelle, perché sono comunque 10 weapon parts, e a 10 a 10 ovviamente si raggiunge poi anche il complessivo delle 200 weapon parts per un overboost. Oh, attenzione, ha fatto il parry, quindi c'è almeno una 5 stelle, non ci credo, di Sephiroth tra l'altro. Oddio, ti prego, non la Wing Edge. Ti prego, non la Wing Edge, perché... Guarda, mi accontenterei, ecco, di una Unibi oppure della nuova arma, quella Vento, così almeno ce l'ho 5 stelle, anche se è fisica e praticamente non la utilizzerò mai, però... Almeno è un'arma che non ho, perché la Wing Edge ormai ce l'ho full rosa, quindi sarebbe un po' un peccato trovare un doppione di quella. Però... vediamo. Ah no, ok, va bene, una Northern Lights. Non è male. Non è male. Non è male. È comunque una 5 stelle. La Northern Lights ovviamente riduce, è quella che riduce l'attacco fisico, se non mi ricordo male, quindi in realtà non è neanche così, così malaccio. Andiamo a vedere i primi 10 ticket normali, se così si può dire, che mi danno più fiducia, non so perché, ma mi danno un po' più di fiducia, e ora sicuramente non troverò nulla, però giustamente ci sta, per bilanciare un po' l'equazione direi che ci sta. Allora, vediamo, dai, una schivata o un perrino, dai che siamo a Natale, siate più buoni. Sì, ottimo. Attenzione, doppia di Eris addirittura. Madonna, se mi uscisse la Sun Umbrella, colpaccio. Eccola l'arma di Sephiroth, la Dark Heaven. No, ok, la Full Metal Staff. E dai, un bel Sun Umbrella. Una Fairy Tail. Wow, Fairy Tail, quindi overboost 4 addirittura. GG, tanta roba. Tanta roba. Ok, altri 10 ticket. Dai, che non sono andati malaccio sti ticket. Dammi un'altra soddisfazione. Dai, altre due armi 5 stelle si può fare? È possibile? Ok, Cloud è vestito normale. Dai, altre due, anche tre volendo. Dai, siamo a Natale, siate più buoni per favore. Dai, siate più buoni. Please. Siate più buoni, per favore. Dai, mi accontento anche di una, dai. Mi accontento di una. Niente. Ho parlato troppo. Che poi, quando fa questa animazione Cloud della parata, non è detto non ci sia una 5 stelle. Perché se Cloud attacca e riesce a fare comunque il Fever, la 5 stelle spunta. Quindi, diciamo che io skippo l'animazione giusto perché non ci credo, ecco, mettiamola così. Ma in teoria, se Cloud riuscisse a fare il Fever, la 5 stelle ci sarebbe stata comunque. Quindi,
non bisogna mai demordere in questi casi, si dovrebbe vedere tutta l'animazione per vedere ovviamente che cosa esce, però vabbè, direi che comunque ci sta, ho preso 3 armi 5 stelle in 30 ticket, quindi direi una 5 stelle ogni 10, direi che abbiamo bilanciato abbastanza bene l'equazione. Niente, detto questo non ci sono altri aggiornamenti, spero di potervi vedere con il prossimo appuntamento su Final Fantasy VII Ever Crisis, al momento siamo anche un po' fermi con le live, semplicemente perché non abbiamo tantissima roba da fare, ci sarebbero le coop, questo ovviamente lo sappiamo tutti, però non mi metto a fare soltanto le coop settimanali che durano pochissimo e poi non avrei altro da fare. Aspetto di accumulare contenuto, magari con un farming di Natale che possiamo fare tutti quanti insieme e quindi poi farci le nostre serate, ovviamente come sempre in live. Detto ciò, vi aspetto con un prossimo appuntamento, spero che il video possa esservi stato d'aiuto e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!